Mai come negli ultimi anni il mondo del giornalismo ha dovuto affrontare una vera e propria rivoluzione digitale che ha portato al ripensamento non solo delle strutture e quindi i siti, le piattaforme e i social network, ma anche del modo con cui si pensa a una notizia e come la si condivide con i propri lettori o telespettatori. La tecnologia è importantissima perché se no non ci si può procedere a questi aggiornamenti continui e costanti che sono appunto dappertutto. Non va dimenticata però la presenza fisica dell'operatore, quindi del giornalista, nel momento in cui deve illustrare una cronaca o un evento, di essere presente sul posto. La presenza fisica della persona ancora alla base dell'importanza, secondo me, della professionalità del giornalista, senza niente togliere la tecnologia che naturalmente deve essere a passo coi tempi. E per essere a passo anche con le leggi, rispettare la deontologia e tutelare l'informazione, da gennaio 2014 i giornalisti italiani hanno l'obbligo di una formazione professionale continua, un elemento fondamentale per poter mantenere la propria iscrizione all'ordine. È necessario dunque adeguarsi a una normativa che prevede un costante aggiornamento. Per questo motivo vengono organizzati dei corsi come quello che si è svolto oggi nella sede della provincia di Pesaro e Urbino. Se non ci si aggiorna non si può proseguire, per cui anche l'Ordine dei giornalisti, come tante altre associazioni, tanti altri ordini, deve provvedere all'aggiornamento continuo e costante. Quello di oggi è l'ennesimo incontro che facciamo di corso di aggiornamento, che effettivamente la professionalità e la serietà della deontologia del giornalista è alla base di ogni iniziativa. Un altro importante appuntamento è quello in programma a Senigallia, sabato 16 aprile, giorno in cui l'Ordine dei giornalisti delle Marche celebra il trentennale. Ci saranno personalità politici, amministratori, persone insomma, ecco, del giornalismo, e ci sarà anche un dibattito molto importante con il nostro presidente nazionale Jacopino, con il vicepresidente del PD, nonché sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, sull'ordine dei giornalisti e se è opportuno che possa continuare ad esistere l'ordine oppure è bene toglierlo, insomma, cancellarlo. Cioè, questa è importante. A fare gli onori di casa invece sarà il presidente dell'Ordine dei giornalisti delle Marche, Dario Gattafoni.